Buongiorno anche a te. Non abbiamo tanta voglia stamattina, vero? E non ce l'abbiamo tanta voglia di alzarci. La mamma ha ancora tanto sonno. Muoio tutto il giorno. Oh sì, hai ragione. Dobbiamo andare al lavoro. Beh, tu no. Tu puoi stare a casa. Come al solito è molto presto, però sono arrivata al lavoro e niente, volevo farvi vedere che carini. Sono loro due che si stanno facendo il book, insomma, con la bambina. Che carini, devono essere americani però perché fa parecchio freddo. E niente, adesso mi metto a girare i calendari, così almeno non mi confondo. Ragazzi, è già fine mese. È già fine mese, io non so se voi vi rendete conto. E niente, dopodiché, ragazzuole, si comincia a lavorare. Io vi saluto e ci vediamo dopo. A Vicenza hanno già messo tutte le luci, solo che devono ancora accenderle perché loro fanno l'inaugurazione delle luci. E qua c'è un piccolo mercatino che adesso farò un giretto prima di rientrare al lavoro. Niente, io sono appena uscita, ma ve le devo fare vedere. Questa sera che sono uscita un po' prima, le posso vedere anche io con calma. Hanno acceso finalmente le luminarie. Si vede che questa mattina è passata una specie di circo, sono sincera, non ho ben capito. E niente, eccole qua. Guardate che bellezza. Ah, mi piacciono da morire. Qui c'è una delle mie decorazioni preferite, ossia questa palla gigante, questa pallina di Natale gigante. L'adoro. L'unica cosa che non mi piace tanto, sono onesta, è il fatto che sia a luce così bianca, mentre tutte le altre decorazioni sono a luce calda, però il resto è meravigliosa. Vuoi le coccole? Vuoi le coccole? Stiamo andando al lavoro, nel senso che lui sta accompagnando me al lavoro e oggi sto dentro tutto il giorno. Infatti io non so se vale la pena mettere questo vlog, però vabbè, intanto io lo faccio e poi vediamo se a meno di 10 minuti non lo carico nemmeno, perché non ha senso. Nel senso, se 5-6 minuti veramente non ha senso. E nulla, prima di tutto andremo a fare colazione, vediamo dove. Oggi mi sono messa poca cipria e si vede tutta, vabbè, non importa. E andremo a fare colazione, dopodiché mi porta al lavoro e posto. È una giornatina un po' così. Ieri abbiamo trottato, veramente trottato, e va benissimo così, nel senso che sono arrivata a casa distrutta, ma quantomeno perché avevo lavorato e non perché ero stata solo in piedi come una pirlotta, e quindi sono contenta. Poi
anche se non mi sento più le gambe, però vabbè, ci sta. E nulla, ci siamo dimenticati di aprire i nostri calendari dell'avvento. Oggi è il 1° dicembre. Abbiamo io anche tu? No, sì. Abbiamo preso, non so se l'avevo fatto vedere, se eravamo andati, mi sa che non era un giorno di vlog. Abbiamo preso il calendario dell'avvento dell'IKEA, che è quindi quello che ha tutti i cioccolatini un po' particolari, ma soprattutto l'abbiamo preso perché tipo costa 12,90 euro, ma all'interno trovi come minimo due buoni da 5 euro. Uno sicuro è 5 euro, l'altro può essere da 5 euro te lo ricordi tu? Mi sembra 1000 euro, non lo vinceremo mai quello da 1000, però insomma uno si sa mai. Ad ogni modo, mal che vada, l'altro è anche 5, sono sempre 5 euro, quindi alla fine un calendario dell'avvento che costa 2,90 euro, quindi direi che insomma anche ma sta bene. E nulla ragazzuoli, io adesso vi saluto, cerchiamo appunto un punto dove fare la colazione e dopo andiamo. Abbiamo trovato la pasticceria e stiamo facendo la colazione dei campioni, Pioi. Oh, non lo sapevo! Che figata! Hanno fatto una maratona nostra! Omar Saurini, 740. No, scusatemi, ma io li adoro, guardate che roba! Anche oggi ci sono le bancarelle, che bellino, visto che sono in anticipo mi faccio un bel giretto. Comunque voglio farvi vedere che sono andata a Coin e ho comprato il mascara di Diego Dalla Palma per colpa di una di voi che ha un canale qui su YouTube. Dopo ve lo linko giù nell'info box, ok? E niente, mi ha fatto venire voglia di provarlo e quindi l'ho comprato. C'era il 20% più un altro 10 se avevi la tessera della tessera di Coin, insomma. E intanto vi faccio vedere un po' di Vicenza, e quindi alla fine l'ho pagato 19 euro. Direi che va più che bene, anche perché di solito questi scovoloni a me non piacciono molto, però voglio comunque provarlo. Ogni volta che passo per di qua mi fermo a guardare le decorazioni che si è fatta o si è fatto, non lo so, il proprietario di questo negozio. Cioè si è messo tutti questi lampadari strani, le piante grasse, il drappo qui fuori, di solito ha tipo anche una specie di panchina. No, mi piace un sacco. Quello lì che sta bestemmiando sotto i baffi con i pantaloni rossi è Roberto, che è venuto a prendermi con Merlino, solo che ha parcheggiato lontano per fare due passi con Merlino e adesso piove, ma va bene lo stesso. Questa qui è una delle prime cose che ho visto quando sono venuta a stare qui in provincia di Vicenza, insomma una delle prime volte che sono venuta a farmi un giro da sola a Vicenza. Ho parcheggiato qua nei dintorni, che sinceramente non sapevo, tornassi indietro non saprei neanche come tornarci, e ho visto questa fontana e mi è piaciuta veramente tantissimo, ricorda un soffione e mi fa impazzire. Poi il fatto che cambi sempre colore,
Niente, non lo volevo dire, visto che sono qua ad aspettare che Roby prenda la macchina. La passeggiata è ancora lunga e al di là del fatto che io sono distrutta, abbiamo anche Merlino, quindi preferiamo evitare di rischiare di cadere, insomma. E adesso ci accingiamo ad aprire la prima casolina del calendario dell'avvento dell'IKEA, che è questa qui sul trenino. Eccolo qui. Qui c'è questo, poi trovate la cartina e il primo cioccolatino. Che bellino che è. No? Aspettate, eh. Allora, quello che ho appena mangiato è questa pralina con crema al gusto di mele e cannella. Infatti sentivo la cannella. Non apro una candela. Scusate, ma ormai associo tutta una candela IKEA. Sì, IKEA, vabbè, insomma, avete capito. Comunque ci sono tutte queste, tutti questi cioccolatini. Non vedo l'ora di trovare questo qui. Buongiorno, oggi è lunedì e sì, devo mettere a lavare questa felpa. Comunque, niente come al solito, non ho chiuso il vlog ieri, ma ero veramente super stanca. Avrei potuto chiuderlo con il pezzettino del calendario di IKEA, ma non mi ispirava a chiuderlo così. Comunque volevo salutarvi, quindi niente, sono qui per farlo fondamentalmente. Il mio Black Friday è stato più lavorativo che, come si dice, acquistativo non esiste, quindi come si dice, vabbè, comunque avete capito, fa freddino oggi, anzi sta cominciando ad arrivare il freddo secondo me dell'inverno. E perché sì, fino adesso qui da noi non possiamo considerarlo veramente freddo, insomma, almeno per quello che ne penso io. Comunque niente, ho preso una coppia di ranocchie di Thun che era scontata al 50% e una cavolata su Sephora, insomma, veramente una cavolata, anche perché i siti erano totalmente intasati e io non avevo tempo di girare, quindi vabbè. Per il Cyber Monday non prenderò nulla, anche perché non è il caso di spendere tutti i soldi, anche perché abbiamo già fatto un bel po' di regali, quindi questo novembre, diciamo che novembre, vabbè. Sì, beh, lo stipendio di novembre diciamo che non è andato, ovviamente, nel senso che ci sono i risparmi, ma appunto devono rimanere risparmi. E nulla, oggi mi sono messa un po' qua a pulire casa, devo andare a prendere un altro regalo di Natale, quello che sentite sotto respirare è Merlino, che sta sbuffando, anche se non ho ben capito il perché. Ce lo sentite? Boh, vabbè. E quindi niente, finisco un po' di pulire qua, mi vado a fare una doccia, mi lavo i capelli, soprattutto mi lavo i capelli, non vedo l'ora di lavarmi i capelli, cioè è una cosa noiosa ma ne sento la necessità, ovviamente, per fortuna.
E nulla, e poi vado a fare questo mini giretto, ma insomma, ecco, con l'accortezza di non spendere soldi. E boh, sto ragazzuoli, io sono stanchissima, ve lo giuro. E che poi voi mi direte: mamma mia, per il peso, per questo, per l'altro, non sai cosa vuol dire lavorare, se andassi in miniera, vabbè. Però insomma, diciamo che anche giornate, 3 giornate intere quasi, insomma, fuori di casa dal mattino alla sera a camminare, a fare, a brigare, diciamo che aiutano ad essere stanchi, che dite? Io oggi appunto sono di riposo, quindi vado a farmi questi giretti sperando di finire i regali di Natale, anche perché me ne mancano veramente due, tre. Però il terzo devo farlo in centro a Vicenza, quindi aspetterò un altro po'. E cos'è questa ripresa? Vabbè. E quindi aspetterò un altro po' e basta, insomma, ragazzuoli. Io sono di quelle che si devono aver finito i regali assolutamente per i primi di dicembre, cioè dopo diventa veramente tardi, cioè massimo metà. Se proprio non ho trovato il regalo giusto, se proprio non ho trovato l'idea che fa per me, però cioè che fa il caso mio, insomma, non che fa per me. Però per il resto assolutamente non voglio trovarmi all'ultimo secondo. Trovo che dal 15 in poi, cioè veramente, è poca voglia di farli e a quel punto secondo me è meglio non farli. Poi ci sono le eccezioni perché adesso tutti mi direte: ma io lavoro, io faccio, io brigo. Ok, siamo d'accordo tutti. Che tanti fanno lavori più duri, turni diversi, hanno i figli, hanno questo, hanno quell'altro, quindi ogni eccezione ha la sua. Però non c'è scritto da nessuna parte che bisogna farli a dicembre, cioè a meno che non parliamo di vestiti, nel senso io so che quella persona vuole quel maglioncino lì, ok, e allora glielo prendo proprio verso la fine, perché poi cambiarli è un casino, bla 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 bla. Ok, altrimenti, insomma, a meno che non si tratta di cose da vestire, perché io ho fatto l'errore di prendere dei pigiami l'anno scorso e li avevo presi troppo presto. E effettivamente a mio cugino stavano un po' troppo, non era il massimo. E quello è stato un errore, quindi lo ammetto, però a meno che non si tratta esclusivamente appunto di, secondo me, abbigliamento, scarpe, quelle cose lì, si può anche evitare di aspettare l'ultimo secondo, perché appunto poi adesso con il discorso che si possono prendere cose online, eccetera, eccetera, insomma è tutto un po' più facile. Quindi niente, questo pippone inutile per dirvi nulla, anzi adesso vi arrabbierete tutti con me perché vi ho detto che non avete voglia di fare i regali. C'è chi ha proprio l'indole di farli in ritardo, nel senso di mettersi lì perché magari è a casa solo la domenica e non c'ha voglia di andare in giro per negozi o comunque di guardare sul sito, vuole rilassarsi, oppure ha solo quel giorno per pulire casa, quindi si concentra a fare quello e non il resto. Ognuno ha la sua, per carità. Io direi però che smetto di stressarvi perché ho una faccia oscena, più del solito, sì. Quindi la smetto, questo ancora non è andato via e penso che rimarrà con me ancora per un po'. La smetto di rompervi l'anima, più che altro perché veramente sono oscena da vedere, quindi taglio corto. Vi mando un bacione, spero di non avervi fatto calare la voglia di seguirmi con questo ultimo discorso, però è una cosa che mi preme, perché di solito mi arrabbio anche con i miei amici quando mi dicono che all'ultimo secondo ancora devono farli, perché dico, per quanto poco anch'io lavoro e insomma un momento uno lo trova, lo cerca, non se lo crea, non lo so, ecco. Niente, basta, vi mando un bacione e vi saluto e vi faccio il regalo di non farmi vedere così ancora per molto.